Un nuovo aggiornamento con Terre, Sapori e Vini, amici cari, ben ritrovati, sintonizzati con noi. Protagonista la Regione Veneto, la provincia di Vicenza, la piazza Mazzini della città di Breganze. Piazza dalla quale iniziamo a parlare anche per questo 2017 della prima del Torcolato. Pensate, manifestazione che ha raggiunto la sua 22esima edizione. Il Torcolato è quel meraviglioso vino del territorio che si ottiene da uve passite. Ma rimanete con noi perché avremo tante cose belle e soprattutto buone da presentarvi, da portare, come sempre, nelle vostre case, sempre con Terre, Sapori e Vini. Iniziamo subito dunque il nostro percorso con il Torcolato. Ho raggiunto Franca Miotti, azienda agricola Firmino Miotti, dico bene, non ho sbagliato. Franca, allora, 22esima edizione della prima del Torcolato, un grande evento di un'importante produzione enologica del territorio, ma vogliamo ricordare che cos'è il Torcolato? Il Torcolato è un vino fatto da uve passite. L'uva utilizzata è la Vespaiola, che è un'uva autoctona di Breganze. Si chiama così perché le vespe erano particolarmente attratte da quest'uva in periodo settembrino. E si pensava erroneamente che fosse un'uva estremamente dolce, invece in realtà soffre di una malattia, di un attacco di un ragnetto chiamato tignola, la quale va a rompere la buccia dell'uva prima della maturazione. L'odore acre che ne usciva faceva da attrazione per le vespe. E quindi erroneamente, finché non c'erano i trattamenti in vigna, non venivano fatte appunto queste cure, l'uva veniva quasi tutta rovinata dalle vespe. Certo. E quindi spesso, diciamo, si è trovato nelle fonti storiche che quest'uva non si sa da dove in realtà sia originaria, ma in tantissime zone, anche a Parigi c'era un editto dove sconsigliavano la messa a dimora di quest'uva in vigna perché le vespe erano particolarmente attratte. A Breganze evidentemente hanno trovato la soluzione, quest'uva che arriva sicuramente con i veneziani, perché sappiamo che in corte veneziana amano tantissimi vini dolci, quindi nelle loro scorribande lungo l'Adriatico e il Mediterraneo. Erano anche un po' di viziatelli. Certo, certo. C'era anche da dire che il vino dolce è un vino che riesce a resistere nel tempo più degli altri vini, e soprattutto quando magari le pratiche enologiche non erano così fini come in questo periodo, così attente come abbiamo adesso. Quindi diciamo che i veneziani portavano a casa non tanto il vino, ma naturalmente portavano a casa le barbatelle in modo tale da riprodurlo e da poterlo fare. Arriviamo ai giorni nostri, tu sei vicepresidente della strada del Torcolato di Breganze e poi sei priore della Fraglia. Sì. 30 secondi, dimmi tutto. Beh, la strada del Torcolato naturalmente è un ente che va a proporre le delizie di questa terra. La Fraglia invece, sapete che la Fraglia in epoca medioevale era considerata un'associazione di artisti, di persone che amavano, che avevano un bene comune. In questo caso, diciamo, siamo 60 ormai confratelli, i quali cerchiamo di promuovere, di sostenere e di educare i nostri amici e clienti sul mondo del vino passito e soprattutto sul Torcolato, visto che è il vino passito per cui noi ci siamo trovati attorno a un bicchiere. Torcolato che sta avendo successo meritatamente in tutto il mondo. Più tardi avremo anche l'evento vero e proprio della prima del Torcolato 2017 di questa 22esima edizione. Abbiamo ancora pochi secondi, ma giusto il tempo per dire: tu sei produttrice di Torcolato, ma di vini del territorio. Ne abbiamo alcuni esempi, vuoi dirci che cos'altro produciamo in cantina? Certo, visto che i miei nonni, i miei bisnonni facevano vino, siamo riusciti a conservare in vigna delle varietà autoctone che sono andate perse poi, soprattutto nel dopoguerra, quale il gruaio, il groppello a bacca rossa, la sampagna, la pedevenda a bacca bianca, naturalmente la vespaiola è d'obbligo averla, altrimenti non possiamo avere il Torcolato, e poi ci sono tutte le varietà internazionali, quali i merlot e i cabernet sauvignon, cabernet franche, e il tokai che produciamo sotto col nome delle colombare. Hai capito quante cose buone, cose belle, come abbiamo detto subito in apertura. Allora, Breganze, terra di Torcolato, ma Breganze è anche terra di una specialità
città della cucina. Giovanni e Alessandro ci stanno aspettando vicino alla piazza Mazzini perché hanno da presentarci delle cose sfiziose. Rimanete con Terre, Sapori e Vini. Amici cari, a pochi passi dalla piazza Mazzini di Breganze, col suo alto campanile, uno dei più alti della regione Veneto, trovo Giovanni dalle Mulle all'antica trattoria al Cappello. Perché? Perché Breganze vuol dire torcolato, vino da uve passite, ma vuol dire anche un piatto tipico che è il torresano. Intanto Giovanni, che cos'è il torresano? Torresano è il piccione di torre, letteralmente parlando, diciamo, perché qui c'è la tradizione, qui a Breganze, di cucinare questo piatto, il piccione di torre, detto appunto torresano, perché viene dalla torre, no? Ma piccione che non ha ancora volato. Appunto, perché nasce nella torre, uh-huh. E praticamente si va a prendere nella torre dopo circa 2-3 settimane, prima che cominci a volare. Questo è importante. Come si prepara a Breganze? A Breganze il piccione, diciamo la ricetta classica, è quella di prendere appunto questo piccione e spiumarlo, mondarlo, prepararlo. Quando noi l'abbiamo diciamo preparato, si può condire con del sale grosso, si possono mettere delle erbe più o meno aromatizzanti, certo, a seconda, certo. Diciamo. Poi è importante mettere magari un po' di lardo ammorbidire durante la cottura, perché si va a cucinare allo spiedo, quindi ammorbidiamo bene i petti con del lardo, con della pancetta, a seconda, poi si lega come si legano i normale pollame, diciamo, e si infila allo spiedo. Quanto rimane nello spiedo? Spiedo circa due ore di fuoco medio. Senti Giovanni, io ti ringrazio moltissimo, però qui sul tavolo abbiamo già un altro piatto, visto che parliamo della prima, del torcolato, di questo meraviglioso prodotto enologico del territorio, c'è un piatto con il quale è stato proprio utilizzato il torcolato per la sua preparazione, ma me ne parlerà Alessandro, d'accordo? Rimanete con noi. Alessandro, se vuoi venire qui in scena, vuoi raggiungermi perché ho appena detto che hai utilizzato il torcolato per questo piatto. Buongiorno, carissimo. Vieni, Alessandro. Buongiorno. Sartori. Senti, spiega loro che cosa hai preparato. Allora, io ho preparato un piatto fatto con delle fettine di carne di maiale, uh-huh. E le abbiamo passate in padella con un po' di burro. E prima abbiamo infarinato, abbiamo messo sale, un po' di pepe e abbiamo fatto rosolare e poi abbiamo sfumato la carne con il torcolato di Breganze, che è un vino molto molto dolce. Infatti. È passito e molto dolce, e per mangiare la carne con questo vino noi abbiamo pensato di metterci delle scaglie di vezzera, che è un formaggio dell'altopiano di Asiago, molto stagionato, saporito, e che contrasta il dolce del torcolato allo stuzzicante del formaggio. A conferma che il torcolato, oltre ad essere un vino chiaramente per momenti meravigliosi, esatto, di meditazione, di buona compagnia, però anche in cucina la sua in cucina, esatto, identità. Noi abbiamo pensato la carne, però può essere anche usato come dolce a mangiare insieme con i biscotti, certo, con i nostri biscotti secchi. Prima abbiamo parlato di torresano, qui fate anche una tagliatella un po' particolare. Sì, facciamo una tagliatella, sì. Allora facciamo questa pasta fatta da noi in casa con il sugo, uh-huh, di carne torresano. E viene spadellato e viene servito nel piatto con questo sugo. Ecco. Io vi devo fare i complimenti, vi ringraziamo per aver aperto le porte della vostra antica trattoria. E allora rimanete ancora con noi per questa prima del torcolato 2017, perché abbiamo tantissime cose meravigliose da farvi conoscere. Ancora un grazie ad Alessandro e Giovanni, ancora un pensiero a quel torresano servito con la polenta fritta e a quella tagliatella condita con la carne con il sugo della leccarda e poi proposta con un vespaiolo bianco. Ma a proposito di vino, si torna a parlare di vino del territorio all'interno della cantina Beato Bartolomeo da Breganze. Bruno Grasparotto è il presidente. Questa è una bella realtà, Bruno, questa è una realtà importante.
Sì, questa è una realtà importante nel territorio, a livello naturalmente di volumi è la più grossa cantina del territorio e raggruppa sostanzialmente circa 800 soci conferitori. Ecco. Il nostro territorio va sostanzialmente dalla destra Brenta Bassano del Grappa fino a tutto il territorio di Tiene, diciamo, ecco. Ecco, tutta la pedemontana. Certo, ricordiamo una cosa importante, che nel tempo queste strutture si sono sicuramente evolute, hanno cambiato il sistema, hanno prodotto qualità, ormai sono cantine grandi, importanti, ma che offrono vini veramente di alta qualità, vini in bottiglia, perché so che praticamente imbottigliate quasi tutto. Quasi tutto, sì, quasi tutto la nostra produzione viene imbottigliata, fortunatamente abbiamo parecchie, fra virgolette, varietà, perché abbiamo tutti gli internazionali, più il nostro autoctono che è il Vespaiolo, che è il principe della nostra cantina, ecco, che naturalmente ci porta dal metodo classico al torcolato, dal vino fermo, quindi è un prodotto molto interessante, ecco, e anche molto apprezzato dal mercato. Chiudiamo in bellezza, Bruno, io la chiamo Bruno amichevolmente, Gasparotto, ci grazie, mancherebbe. Presidente, non solo, ho un regista che si chiama Pietro Marcellino, che adora le bollicine, metto, mi raccomando, fagli dire di queste bollicine perché sono favolose. Cosa c'è qua? Ma qua non c'è niente di particolare, evidentemente è tutto frutto del tipo dell'uva, del Vespaiolo, che diciamo è stato un po' un esperimento, si presta moltissimo anche per il metodo classico. Con le bollicine, con il torcolato, facciamo cin cin alla Beato Bartolomeo, è arrivato il momento di andare proprio ad assistere, ad occuparci della prima del torcolato 2017. Ed eccola qui l'uva in appassimento, che poi verrà spremuta, pigiata per diventare torcolato, ma soprattutto Angela Maculan al mio fianco. Ci ritroviamo ancora una volta per parlare di questo grande evento che va in scena, pensate, come abbiamo già detto più volte, da 22 anni. Angela, a te questa volta, quest'anno, il compito di raccontare che cos'è la prima del torcolato. Allora, hai detto benissimo, va in scena da 22 anni, perché da quando nel 1995 il torcolato è diventato DOC, abbiamo deciso noi produttori appartenenti al consorzio di Breganze di celebrare questo vino così tipico e così legato al nostro territorio. Oggi pomeriggio ci sarà una grandissima festa in piazza, si stanno già preparando, dove la magnifica fraglia del torcolato, quindi la confraternita che rende omaggio a questo vino, sfilerà e aprirà appunto le danze. Ogni cantina poi appartenente al consorzio porterà un po' della propria uva direttamente dalla loro cantina in piazza, e quest'uva verrà spremuta in un torchio, un antico torchio di inizio 1900, e darà così simbolicamente, certo, l'inizio alla stagione della pressatura della Vespaiola per produrre il torcolato. Ed è una festa che, vi devo dire una cosa sinceramente, vi invito a vivere in prima persona, dovesse capitarvi, la terza domenica di gennaio di ogni anno abbiamo la prima. Poi in genere c'è un'investitura, io non so, quest'anno non mi sono documentato, ho fatto un birichino, c'è anche quest'anno? Assolutamente sì, la magnifica fraglia in questa occasione ammette dei nuovi confratelli che vengono investiti, e quindi gli viene dato il mantello e appunto il riconoscimento di appartenenti alla fraglia, e poi c'è anche sempre la scelta e la nomina di un ambasciatore del torcolato. Cerchiamo sempre una personalità vicentina, per appunto il legame con il territorio, che nel giro di un anno, quindi da oggi fino alla prossima spremitura pubblica del torcolato, si impegna a portare il nome del torcolato in giro per il mondo. Senti, ancora proprio, ma 15 secondi, il torcolato che cos'è? Il torcolato è il vino più rappresentativo di Breganze, fatto appunto con l'uva Vespaiola, vitigno autoctono che c'è solamente nella nostra zona DOC, che viene appassito per circa 4 mesi, quindi da settembre fino appunto a metà gennaio, viene poi spremuto, dopo la fermentazione può essere anche affinato in legno. Un nettare di vino che va sicuramente in abbinamento o con i dolci o con i grandi formaggi, oppure da solo in ottima compagnia. Terre, sapori e vini, siamo dunque tornati a Breganze in provincia di Vicenza anche quest'anno per la prima del torcolato. Vi aspetto per i prossimi aggiornamenti.